Ragazzacci del web, un salutone dalla Baccio e bentornati nella Junkie Skyblock. E prima che inizi il video, come sempre, vi ricordo che questa sera con tutta la collaborazione con il Discord Network di lasciare un like per sostenere me la serie e il canale, iscrivervi se non l'aveste fatto, lasciarmi un commentino, dando dei consigli su quello che ho fatto oggi. Detto ciò, ragazzacci, bentornati nella Junkie. Ebbene sì, nello scorso episodio ci siamo lasciati che abbiamo fatto il builder. Builderone che ci ha aiutato a raccattare tutto sto po' di risorse. È un po' di robetta, abbiamo 413 stacche di quarzo, sì, un po' di ore, 43, 34, un 32 stack di diamanti, un 104 di stack di lapis, non male, non male. Carbone in quantità industriali, nether, no, un po' di robettina l'abbiamo presa. Ah, e le dimensioni shard 353 stack. Bene, ha funzionato alla grande. Ho dovuto aggiungere questo qui che è un chunk loader, perché non c'era versi di chunkare tutto quanto. Però i lava generator avevano funzionato. È finita la lava? Serio? Ah, non so più dove pescare la lava. Va molto bene, va molto benissimo. Non è un problema grosso, per il semplice fatto che, e mi metto il jetpack, sì, ha quasi fatto tutto. Gli manca un pezzettino. Ma porca. Zan zan zan. Quanto mi triggera che gli manca un pezzettino. Madonna. Ci ha messo qualche giorno, ci ha messo. Però è un bel bucone. È un bel bucone, sì. C'è ancora qualche zampillo di lava qua e là, per l'amor di Dio. Andrebbe sistemato un po' la faccenda qua. Però, sì, allora, seriamente, è finita tutta la lava. E io come faccio, mo? Mi tocca spostarli. Vabbè, me ne occuperò in un secondo momento. Quello che ci interessa di fare ora è prendere tutto sto ben di Dio, sì. Mi dovrebbe ottenere la roba, in teoria. Però va bene, ce li portiamo a casa. Ci ho lasciato talmente veloce che non fa nemmeno l'animazione. Ah, tutto pieno! Aspetta! Sì, uno, due, te non mi interessi, te sei vuoto, ok. Allora, io potrei pensare di mettere tutta sta robetta, non ne ho la più pallida idea. Sei serio? Dove me la chiocco? La metto qua. Sì. Ok, potrebbe essere una soluzione. Aspettate, Allora ragazzacci, alla fine ho fatto a questa maniera, le ho messe quelle che mi interessavano, avere collegate al drawer controller qui, in modo maniera da farle leggere alla simple storage, e il resto, che fondamentalmente sono OR, perché questi sono tutti OR da lavorare, li ho lasciati qui da una parte. Ah, qui ci sono altri 756 stack di coal, ma va bene. E di conseguenza abbiamo 26k di nether quartz. Interessante. Direi che quel buchettino nel nether ha dato i suoi frutti. Ora, visto che abbiamo una discreta mole e interessante quantità di quarzo, potrei pensare di fare una cosa. La refined.
potrebbe essere una cosettina simpatica. Ora, fondamentalmente non abbiamo grandi quantità energetiche per poterla sfruttare appieno, però ci si potrebbe pensare. Un ragazzotto di voi mi ha anche consigliata una fonte energetica che potremmo sfruttare. Potrebbe essere simpatica la cosa. Fondamentalmente, quello che volevo fare oggi era un sistemino per il quale, cioè con il quale io avevo la possibilità di andare a crashare o cuocere i vari oggetti che mi potevano servire grazie alla crit. Cosa che fino adesso non ho potuto, o meglio, facevo ma limitatamente. Però potrebbe essere interessante anche fare la refinite. Anzi, forse è molto più interessante fare la refinite. E quindi sì, refinite sia. Meglio me la faccio? Allora, io direbbe che qui potrebbe essere un posticino adeguato e consono. Allora, partiamo con il creative control, magari no. Dov'è? Controller. Qualcuno vede il controller? Io non vedo il controller. Controller. Eccolo qua. Allora fai come ti pare. Il silicon cuocendo il quarzo easy. Ok, vabbè, io direi che di quarzo ne abbiamo a quantità industriali, quindi prendine un visibilio, no, e buttalo qui a cuocersi. Tanto si dovrebbe andare a cuocere tranquillamente senza nessun problema. Ok, quindi sì, decisamente sì, anche troppo, non ce la fa a magnasselo. Va bene, non è un problema, ce lo prendiamo noi a mano, vai tranquillo, basta che bravo. Quindi, tornando a questo, voi quarzo arricciato. Sì, non dovrebbe essere un problema insormontabile. Ci facciamo un pochettino di quarzo arricciato. Poi, sti cosi. Questi? Quanti ne posso fare? Questo potrebbe essere... No. Attenzione. Ne possiamo fare in quantità industriali. Va benissimo. Poi, questo. Che è questo che si fa così, e quindi me ne fai uno stacchino, grazie, ma direi anche due, perfetto. E adesso te ti butto qua dentro tutta sta roba. Di dove sorte fuori non lo so, non facciamoci domande, va bene così, no? Appicciali e fai uscire tutto quanto. Non fai uscire niente. Perché non stai facendo? Stai funzionando o non stai funzionando? Mi scusi. Perché c'è il cicciottame qua sbagliato? Vedi? Funzioni? Funzioni o non funzioni? Mi scusi. Lei. Olè. Mo funziona. Questi. Sì. Perché te devi essere una persona antipatica, eh? Io non ho capito. Sei bruciato. Non ci credo mai nella vita. Ma porco. Allora, tornando a noi, questa roba qui ributtala dentro, che mo non mi serve, anzi mi rompe l'anima. Controller. Questo. Posso fare, certo che lo posso, ne farei anche un po', diciamo una decina. Allora,
abbiamo tutto, ci abbiamo tutto. Belle parole, controller. 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 Si fa presto a dire controller. Tra l'altro è notte. Ok, andiamo a dormire. Così io intanto vorrei fare un solar. Posso fare un solar? Facciamo lui, facciamo. Intanto perlomeno gli appicciamo un po' di correntucola, no? E vediamo di farlo partire. Poi ci organizzeremo per fare anche. Poca, eh? Sì. Sì, ok, si è acceso. Attenzione. Vabbè, andiamo avanti e non facciamoci domande. Quindi ci serve sicuramente la crafting grid, che abbiamo bisogno della grid, che tutti così. Aspetta. Ma io veramente allora, questi. Allora, me ne dia un po', ma anche un altro po', se sa mai, anche tre, va bene. Poi, allora, facciamo una cosa, questi l'ho fatti prima e va bene, questi mi servono e vanno cotti pure questi. Cosa ho finito? Alzi, ha ragione, mi scusi, ne ho usato in quantità industriale, lei ha perfettamente ragione. Intanto andiamo a cuocere sta roba. Io volevo fare quella cosa lì, però credo che forse per oggi ci possiamo contentare della refined, magari di un sistemino di produzione energetica. Nel frattempo, allora vediamo di fare intanto questo. Ok, questo non lo so io, crafting grid, sì, va bene, questo ce l'abbiamo, improved ce l'abbiamo, ok, destruction lo possiamo fare, bene, questo ce l'abbiamo, ci dovremmo avere tutto il glass, ce l'hai il glass, qual è il tuo problema? Ok, e questo ce l'abbiamo, poi abbiamo tutto per fare la crafting grid, mi sembra giusto. Olè. Poi cosa ci può servire? Direi che probabilmente il crafting monitor, il crafting manager potrebbero far comodo. Sì. E non c'è, cioè, da vedere, no, non era vetro. È tutto, sì, è vetro, solo che lui è un pezzo di fango. 2-3 qua, che voglio fare la cosa, no? Perché così perlomeno io queste cavolatine qua me le risparmio, perché a regola la refine delle leggi queste cose, no? Però va bene. Crafting manager vuole due crafter. Yes, ti mancano questi qui. Grande ciccio che me li fai questi cosi, questi instruction. Vale, bravo. E crafting manager, adesso c'hai tutto, no, perché ti mancano questi, c'hai ragione. Crafting manager, tac tac e tac, perfetto. Ora te ti metto qua. E visto che comunque il jetpack l'abbiamo fatto, questo lo possiamo togliere e mettere questo. Ma questo sì, ok, e questo ok. E lui c'ha questo, perfetto. Ci servono cavi come se non ci fosse un domani. E ti manca il vetro. Ma mi stai, no, antipatico di più. Io te ne faccio uno scatafascio. L'importer, l'exporter. Allora, l'importer mi può far comodo adesso come adesso, e lo storage bus, external storage, eccolo qua, lo posso fare, perfetto. Ora, se vorrei scendere qua di sotto, se io faccio così,
Ok, tolgo questi. Seguite il mio ragionamento. Poi prendo il cavettame. Okay, in teoria potrei appicciare anche qua. Perfetto. E faccio così e ci metto un external storage qui. 23 milioni di oggetti. Questo va bene. Va molto bene. Va molto benissimo. Ora, qui dovrei vedere tutto quello che c'è là dentro. Yes. E questo è già un bel pezzo avanti. Poi, qui c'è un monte di roba. Io questa roba qua voglio che mi venga buttata dentro lì. Ok. E lo sta facendo. Lento come la morte, ma lo sta facendo. Quindi, vediamo un po' se abbiamo un po' di speed. Questo mi serve, questo, e ovviamente ci serve il glass. Ne facciamo 3, 4, 5, 6, una decina, 12, perfetto. Sì, 1, 2 e 3 speed. Mettiamo un altro 3 perché a regola lo stack si fa con 3-4 speed. Vabbè, quindi a sto punto mi faccio un altro speed. Allora, di conseguenza io ti metto uno stack e 3 speed e te dovresti essere velocissimo nel cacciare dentro roba. Bravo lui. Ma non solo, io sono tornato giù come un pirla. Allora, questo qui li tolgo tutti. Sì, molto bene. E qua ci mi serve un altro storage ciccio. Quindi se io collego questo qui a di là, dovrei essere in grado di leggere anche questo. Olle. Vediamo un po' se sono stato fortunato col caspita proprio perché... sì, mi scusi. Tutto a posto? Mica tanto. Abbiamo un piccolo problemino di corrente. Allora, mi scusi, vorrei vedere se riesco a risolvere attualmente questo... leggero problema di corrente, ma proprio insignificante. Guarda, ecco, vedi, già la cosa va meglio, vedo che è più intelligente la cosa, non tantissimo, però per ora qualcosina li fa, no? Noi ce li mettiamo e tac, ok. Poi dopo pensiamo anche al discorso corrente. Pensiamo anche a quello. Per ora occupiamoci di un'altra cosa. E io sto trasferendo tutto quanto. Mi scusi, grazie, permesso. Tutto quanto. Quindi anche questo io potrei togliere. Sì, perché tanto non a regola non mi serve. Questa è vuota, bene. Questa è vuota, bene. Questa qui c'è roba. Qui c'è roba, quindi funzionava? No. Mi scusi, mi dia questo, grazie. E chiocchiamo pure questo qui. Ok, in modo che perlomeno li portiamo tutto quanto là dentro, eh? Sì. Le esplosioni quelle belle. Allora, mi scusi, questa roba qua a me non mi interessa averla minimamente, ma nella vita butta tutto dentro. Quanta roba c'era! Aiuto. Mamma mia, cioè, il danno, il degenero, il delirio. Vabbè, a posto, grazie. Sì, ok, questi non mi servono, perfetto.
Ale, anche te. No, per fortuna è abbastanza veloce nel cacciare fuori. C'è ancora roba in giro, ma va bene. Ok. Oh yes. E un'altra è fatta. Questa che... Ok. Abbiamo tolto tutto. Yes. E lui si dovrebbe ciucciare tutto quanto e portare dentro. Fatto questo, come ultima ok, le stick e legno, perfetto. Vorrei fare lui. Posso fare lui? Posso fare lui. E... un wireless crafting grid? Sì. Mi manca questo. Che manca questo? Che questo ce l'ho, perfetto. Voglio fare anche questo qui. No, perché mi manca la crafting table. Serio, non ho, te non hai legno, eh? Non ce l'hai legno. No, niente legno, a posto, grazie. Ok, tornando a noi, questa vuole questo, grazie, perfetto, questo qui, questo, ce l'abbiamo tutto, grazie mille, ce la facciamo. Oh wow, il pistacchietto, lo appiccerebbe ecco qui, sì. Però ci farei anche un paio di questi range upgrade. Quanti ne posso fare? 4. 4 sembrerebbe un numero importante. 48 blocchi. E a te? Out of energy. Sì, ok. Sei senza energia, siamo d'accordo. Perfetto. Te butto qua dentro? Yes. Oh yes, perfetto. E mezzo problema l'abbiamo risolto. Mo c'è da dargli corrente a sta affare. Quindi a sto punto darei retta a quel ragazzo, al ragazzotto che sul canale Telegram mi ha consigliato di fare la farm energetica della Industrial quest con il bioreactor. Eh sì, quindi fatemi, diciamo, settare un po' due o tre cosette, ci vediamo tra un pochetto. Allora ragazzacci, è passato un po' di tempo dall'ultima clip perché ho avuto qualche problemino nel settare tutto quanto. Allora, partiamo col dire, questo è un campetto 9x9 dove vengono seminati grano, carote, beetroot e patate, le netherwort. Qua abbiamo un plant sower che dovrebbe piantare tutto quanto, ok. E qua abbiamo un plant gathered che raccoglie tutto quanto, bene. Qui c'era un plant fertilized perché speravo che il cosetto qua, che sarebbe il sewer, che dovrebbe essere la roba che raccatta la cacca degli animali, ma non lo fa, però va bene. Mi aiutasse a velocizzare un po' il processo, però poi non credo che serva. Comunque. Qui c'è un coal generator che mi è servito per dare uno print iniziale a tutto quanto. E come funziona la cosa? Grazie alla Xnet ho fatto in modo che tutta la roba che viene presa dal plant getter vada in primis al plant sower e in secondo luogo al bioreactor, che viene, diciamo, più o meno costantemente rifornito di roba. E ha bisogno anche dell'acqua, quindi c'è un buon water source. Questo crea biofuel, ok, che riempie loro. Sì, riempie. Tutti. Sono tutti pieni, quasi. Questi si riempiranno a breve.
e loro sono collegati sempre tramite l'XNet a una dimensional chest, una batteria del RF Tools che ha uno storage di 8 milioni, sì, che è collegata a una batteria qua sopra, perfetto, e con questa ci portiamo in giro l'energia. Sì. Non male, potrei pensare di appicciare un'altra. Sì, potrei valutare di fare una cosa, di farne un'altra di queste. Lo posso fare? No, perché mi mancano questi. Perfetto, 1, 2, 3, 4, yes. Mi manca questa. Ok, sì. Perché? Ce l'hai i blocchi di... Dove sono finiti? Li ho fatti prima? Ma porca miseria, mi scusi. 1, 2, 3 e 4. Allora, fammi ti pare, eh? Ok. Mi fai anche una di queste, per favore, grazie. E con questa... però mi fate ricaricare un attimo lui. Perfetto. Ok, e ora praticamente se io vado qua e linko questa, ok, e vado nel Nether, yes, molto probabilmente ho la possibilità di mettere questa qua, questa qui, e lei c'ha corrente. Perché questa porta 12 milioni? Non ho capito. Va bene, si mette in output, lui ha corrente, eccellente. E gli ridiamo la via, così perlomeno lui con karma dovrebbe andare a ritogliere sti sbaffetti di lava che sono in giro. Sì, e io sono un bimbo felice. E qui è già tutto pieno, eh? Io ho levato tutto. Vabbè, me ne occuperò in un secondo momento. Detto ciò, ragazzacci, dal bucone... deve fare anche qui. Sì. Va bene. Allora, fondamentalmente tutto funziona. Il problema mi sa che è un altro. Che, primo... qualcosa di là consuma quanto è il demonio. Secondo, questo non è proprio efficientissimo. Credo vada bene per cosucce, non per quello là. Però ci si contenta giù per questa volta. Detto ciò, ragazzacci, direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Io mi sono fatto pure l'anellino per far crescere tutto quanto più veloce, così perlomeno ci abbiamo un po' di boost. E ovviamente, come sempre, se vi è piaciuto il video, vi ricordate di lasciare un like, un commento, a condividere con tutti voi, quanti vi sono, di cosa l'altro fatemi in descrizione, se avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Dal un bacio! Soddisfatto? Diciamo di sì. Un saluto, un abbraccio e alla prossima, gente. Ciao ciao!